A Gubbio quattro ceffoni in pieno volto, serata da incubo, biancazzurri inguardabili, incapaci di difendere e costruire, ennesimo KO in uno scontro diretto, al di là dei limiti strutturali, rosa fatta con tanti equivoci e giocatori adattati, questa volta però non ci sono attenuanti. Il Pescara ha clamorosamente steccato, sconfitta debordante, lacune tattiche di gioco, sono mancati filtro e compattezza. Bocciate le scelte di Zeman, centrocampo troppo leggero, soprattutto senza interdizione. Se nel reparto nevralgico non contrasti, non fai legna, se non recuperi i palloni, tutto diventa maledettamente complicato, specie quando di fronte c'è una formazione come il Gubbio che invece fa dell'aggressività, della fisicità e dell'intensità le sue caratteristiche peculiari. Al Barbetti il Pescara non ha saputo attaccare, non è riuscito a difendere, ha regalato opportunità e situazioni da gol ed è stato puntualmente punito. La prima rete nasce da una palla persa in attacco da Merola tra i peggiori, ma poi sono tutti fuori posizione, con una percentuale, è vero, di sfortuna sull'apertura sbagliata di Bumbù, Meazzi devia, un assist involontario che Corsinelli sfrutta concludendo con un gran diagonale. Qui il Pescara accusa, rischia di subire il raddoppio a fine primo tempo e nella ripresa in 16 minuti dal 51esimo al 67esimo incassa altri 3 gol da censura, errori individuali e di reparto. Certo, peggio di così non si può fare, ma non è una giustificazione, anzi, sa tanto di frase fatta. La realtà dice altro, ovvero che il Pescara ha perso l'ennesimo scontro diretto dopo Cesena, Torres, Carrarese, Perugia a fare festa il Gubbio con un 4-0 tanto clamoroso quanto ineccepibile.